Salve a tutti qua da Fabio, oggi siamo un nuovo video sbarbato. Prima di iniziare il video sbarbato volevo sponsorizzare un canale di YouTube che si chiama Eros e la tatua tradizionale, lascio il link in descrizione. Lascio il link in descrizione anche della pagina Facebook Neofiti per persone che faccio parte. Lascio il link in descrizione anche del sito di Rasoio di Fellas dove sono affiliato. Lascio in descrizione il mio secondo canale di YouTube dove parlo di orologi e volevo lasciare in descrizione il profilo di TikTok di Dovarte 3D dove fa delle statue in 3D con la stampa in 3D ottime e le dipinge molto bene. Oggi facciamo un video sbarbato. Ieri dovevo farlo ieri, ma non ero proprio in forma, non stavo proprio granché, quindi ho preferito rinviare. Iniziamo a fare la faccia. Oggi non usiamo il per barba perché voglio provare un sapone, un camioncino che mi ha dato Eros, che gli ha dato Ronnie. Facciamo il panno caldo, l'avevo già messo a scaldare sotto l'acqua calda. L'ho fatta giovedì, venerdì, sabato, lunedì, 4 giorni. Quindi una bella stagione. Come sapone useremo Vitos, cocco bello, cocco fresco. Cocco. Se non faccio il coglione sono io. Iniziamo a armare il rasoio che oggi usiamo i Wixon in plastica con l'eraser stylus. Questo dovrebbe essere stylus. Doppio incarto. Sì, non sono quelle altre, quelle a carbonio, no, ok. Solo la cambiavo perché quella non era la meta adatta. Si può, se non apro il rasoio, mi sa che dalla meta non la metto stamattina. C'è un pochino di colla. Facciamo così. La palettina. E la mettiamo qua. Ci mettiamo un pochino e dopo asciugo un pochino d'acqua. I pennelli usiamo sempre, sono T3. Se no ancora da provare, piano piano. Aspetta.
Wixon. Il caso Wixon, come la mette Racer Superstars. Questo rasoio qua è di angolo quasi obbligato. Questo qua bisogna stare attenti. Perché se si fa attenzione non si fa male. Come primo passaggio la scorrevolezza sembra ottimo. Mi piace. Mi sembra che l'aveva provato Eros. Non so se era la lametta o il rasoio, tutte e due, che con il rasoio non andava bene. Dopo che si è messo e lo provava, è uscita l'irritazione. Non penso, non so se era il, come protezione non c'era di... O era il rasoio alla lametta, la binata che non andava bene. Ve lo dirò... Finito tutto. Come meccanico mi piace anche come scorrevolezza, la protezione la dico dopo. E non ho usato un rasoio. Dedicato, eh.
Adesso fammi un attimo. Adesso sto pulendo un attimo il pennello. Vediamo un attimo questa qua che la ciò trappato, che adesso mi serve un attimo. Allora, ora vi faccio vedere una cosa. Per vedere se il pennello è pulito, mettete un po' di acqua dentro la ciotola. Fate così. Se esce l'acqua sporca, con lo sapone, il pennello non è pulito. E ripetete l'operazione, togliete l'acqua e rimettete. L'acqua deve essere trasparente. Buon. Il sintetico lo potete asciugare come volete. Fate cerchi, destra, sinistra, uguale. Quello di tintasso, maia, tasso e cavallo, meglio di no. Allora, adesso, tanto che ci mettiamo il balsamo dopo barba, metto questo a raffreddare. Scusate. Non ho fatto in tempo a stoppare il video. Come balsamo usiamo della sulfato rasoio per il poraso, balsamo dopo barba lettivo, sollievo immediato contro il bruciore. Anche se non ho bruciore, però fa niente. Poco, eh? Qualcosa è rimasto, ma poco. Ghiacciante. Boom. Adesso parliamo, aspetta un attimo, parliamo dopo come sul oggi usiamo Playboy Whips. E qua bisogna stare che non c'è il dosatore. Picchia, picchia un po'.
Allora, il sapone della Vitos come protezione è ottimo, sì. Come scorrevolezza anche e come meccanica anche. A sto punto Eros secondo me ha sbagliato l'abbinata rasoio la metta Eros, sì. Ha usato Roman con il rasoio della Roman con le Platilux della rapira. Non era l'abbinata perfetta, secondo me. Poi lo riproverà lui e vedrà lui come si trova. Poi, come la metta mi sono trovato ottimamente. Le taglie rosse e stylus. Però se devo dire una cosa, come taglio mi piace, vediamo se ce l'ho. Non ce l'ho qua. No, non ce l'ho qua. Le asco stylus. Come tipo la preferisco un po' di più. Però è ottima lo stesso questa, eh. Taglia bene. Non mi sono fatto niente, infatti. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Notifiche, commentate e lasciate like. Ci vediamo al prossimo video.